Forse non sapete che Churchill mangiò maccheroni a casa della Marietta di Montemaggiore prima di sfondare la linea gotica, o che una famiglia di Monbaroccio fece da mecenate a Galileo finanziandone gli studi universitari, ma grazie alla mappa del Bianchello ideata e realizzata dalla Camera di Commercio delle Marche assieme all'azienda Linfa e con la collaborazione della Regione, oggi queste informazioni saranno alla portata di tutti. Un'idea promozionale per far conoscere la DOC del Bianchello del Metauro e tutti i produttori di questo vino che nasce nel nostro territorio e che in un solo calice racchiude tutta la natura, la leggenda e la storia che lo caratterizzano. Noi dobbiamo combattere la competizione e la crisi economica creando un sistema che in qualche modo racconta un territorio, come hanno fatto molte altre parti d'Italia, che grazie a un vitigno, grazie a un vino, sono riusciti a far diventare famoso un'intera vallata. Quando si crea una denominazione che prende forza, che prende vigore, come può essere la vallata del Bianchello, questa può diventare una narrazione che vale più di qualunque altro messaggio comunicativo. Una mappa multimediale del Bianchello che parte dal vino per poi intrecciarsi con la storia del nostro territorio ed in particolare delle 10 località della Valle del Metauro, sulle quali si trovano audio racconti brevi su curiosità e peculiarità del posto con il Bianchello come filo conduttore. Una moda fra le nuove generazioni che possono magari degustare un prodotto tipico di una particolare zona delle Marche dove c'è una storia da poter raccontare, dove gli stessi borghi hanno delle storie, delle economie, delle altri prodotti particolari e potremo far veramente conoscere un nuovo mondo ai nostri turisti enologico come quello del Bianchello.